Un saluto alle amiche e agli amici che mi seguono come al solito su YouTube. Oggi voglio farvi capire l'importanza dello scanner e del riconoscimento ottico. Io ho fatto dei video, un paio, dove ho messo a disposizione dei software per recuperare gli scanner, diciamo, che avevano una certa età e i produttori non facevano più i driver. E sono un paio di video. Oggi ho visto che le persone magari non mi hanno fatto domande, ma ho capito che l'argomento forse non è stato ben digerito, oppure mi sono spiegato male io. Adesso cominceremo da capo e vedremo di capire l'utilità di questo strumento. Allora, lo scanner che cos'è? È un'attrezzatura elettronica, piatto naturalmente, si appoggia sul tavolo, ha un coperchio e sotto c'è un vetro, si mette il documento, la parte scritta del documento, verso il vetro, si mette dritto, si chiude e poi si scannerizza. E questa, il risultato della scannerizzazione la ritroverete dentro al computer. Allora, le immagini possono essere naturalmente in bianco e nero, ma possono essere anche a colori, o possiamo usare il riconoscimento caratteri, che è l'argomento di oggi, OCR detto. Allora, le immagini più comuni sono le immagini TIFF, qui se scannerizziamo fotografie e così via, ma anche in bianco e nero, perché questo è un tipo che si adatta bene allo scanner perché genera poco rumore, cioè per rumore intendo l'immagine, diciamo, rugosa, con fondo rugoso. Poi c'è JPEG è un'immagine cioè meno pesante e quindi si presta bene a essere trasferita via email e così via. La bitmap è la più pesante e diciamo però è la più fedele, ma queste non è che perdono di fedeltà, eh. Poi ci sono altri formati come PNG. Questi sono i tipi di immagini con le quali noi abbiamo a che fare ogni giorno. Adesso andiamo avanti. Era doveroso premetterlo perché magari tante persone non lo sanno. Quindi quando vede scritto questo, magari non sa quello che è. I tutorial servono apposta per questo. Sono fatti apposta. Trasferire agli altri quello che uno sa, naturalmente senza commettere errori. Bene, andiamo avanti. Allora, io qui devo iniziare naturalmente a lavorare. Questa icona è il collegamento al software VScanner, in questo caso 32 bit, ma c'è pure la versione 64 e così via. Qui mi sono fatto una cartellina e l'ho chiamata lavorazione documento. Cioè io ho diversi fogli, magari li metto lì dentro. Poi questa cosa dovrò informare lo scanner dove mettere tutta la documentazione che è stata scannerizzata. Due clic e aspettiamo che si apra il VScanner, il software. E non ci fate caso perché il mio computer, come ho sempre detto, che siccome ci lavoro si rallenta, ma ho dei software buoni per farlo, per tenerlo ancora in piedi, perché non mi va di riformattarlo perché c'è una marea di cose dentro. Bene, adesso ecco qui, si è aperto questa. È la schermata iniziale che voi vedete. Bene, adesso noi scannerizziamo prima di tutto un documento. Allora, qui c'è opzioni, più opzioni, più opzioni, e questa sarebbe la configurazione minima.
ossia metto un documento, me lo porta tranquillamente in formato PDF. Sicuramente conoscerete il formato PDF. Adesso gli devo dare la cartella predefinita, cioè dove la deve mettere e dove deve mettere il risultato della scannerizzazione. E allora glielo dico io. Abbiamo creato una cartella desktop. La cartella si trova e si chiama lavorazione documento. Allora, tutto quello che io scannerizzo andrà a finire lì dentro. Bene. Andiamo avanti perché le opzioni, eccole qui, ci sono. Quindi possiamo anche cominciare una scannerizzazione del documento. Allora, qui ci sono due pulsanti, uno anteprima e una scansione vera e propria. L'anteprima serve per vedere come viene il documento. Adesso è in elaborazione e mi farà vedere. Non vi preoccupate se la rovescia perché basta girarlo con qui. Adesso io vi consiglio sulla scansione, se il documento è in bianco e nero, di selezionare bianco e nero, no? Allora, selezioniamo bianco e nero, la risoluzione, cioè perché più è 600 dpi per pollice, cioè più andiamo su, più il documento c'è un'alta risoluzione. Normalmente io scannerizzo a 200 se devo usare l'OCR dopo. Il documento mi attengo alle specifiche perché dopo devo usare l'OCR, lo imposto come TIFF perché abbiamo detto che c'è poco rumore. Rifacciamo l'anteprima. Questa volta è raddrizzato perché l'abbiamo ruotato, non vi dovete preoccupare. Ecco qui, questo documento ha un bollo, c'ha delle scritte, delle firme. E questo documento che cosa gli possiamo fare? Gli possiamo, o dobbiamo ricopiarlo, cosa che non è molto simpatica, o se no usiamo l'OCR. L'OCR estrae questi caratteri. Questo qui, siccome non è un carattere, lo interpreterà in modo strano. Bene. Andiamo, adesso lo scansioniamo, questa è l'anteprima, lo scansioniamo e ce lo salva nella cartella. Allora è sottointeso che io sto facendo questo lavoro, che questo documento io non lo posso modificare. Se per esempio qui ci sono dei nomi, li devo cambiare perché è un contratto di locazione in questo caso e devo metterci un altro nome, un altro codice fiscale, non lo posso fare e allora l'OCR mi deve estrarre i caratteri perché poi dopo diventerà un file di Word e lo posso modificare come mi pare. Questo è stato fatto da un'agenzia per cui è a norma tutto quanto. Adesso vediamo come si fa ad attivare l'OCR. Più opzioni, andiamo sotto, più opzioni, andiamo, scorriamo qui, fa tutte queste cose. Quando siamo in questa pagina,
Vediamo, andiamo su destinazione. Va dentro la cartella di lavoro e andiamo, profilo TIF, andiamo ad attivare l'OCR. Ecco, abbiamo attivato l'OCR, quello che riconosce i caratteri, e dico scansione. Adesso lui estrarrà i caratteri e me li metterà in un blocchetto, in un blocco nodes. Andremo a vederlo dentro la cartella. Sta riconoscendo i caratteri. Ecco, dovrebbe aver finito. Andiamo a vedere dentro la cartella di destinazione. Eccolo qui, questo è un file sicuramente di testo. Questi caratteri strani che vedete, se vi ricordate all'inizio, sul documento c'era un timbro e quello non l'ha riconosciuto naturalmente come carattere, ma ha scritto tutte queste fesserie che possiamo cancellare. Benissimo. Adesso andiamo avanti. Eccolo qui, l'ha estratto. Queste sotto sono fesserie, disturbi, eccetera. Ecco qua. Quindi a questo punto qualcuno potrebbe dire: ma è complicato, ma non è vero, assolutamente che è complicata la cosa. E più non è vero che è complicata la cosa, si fa più fatica a spiegarlo, non a farlo. Poi, se uno una volta ha preso dimestichezza, il problema non esiste proprio. Ecco, andiamo ancora avanti. Adesso questo lo metteremo dentro un documento di Word e faremo eventuali correzioni se è necessario. Adesso copieremo il contenuto di questo block notice e lo incolliamo su Word, che tutti conoscono, che è Office. In pratica, e daremo un aspetto, diciamo, più professionale. E incolliamo. Andiamo su là e incolliamo. Ecco qui. Da un. Adesso è evidente che in pratica l'OCR non è Dio, qualche errore lo facciamo tutti, lo fa pure lui, ma guardate qui, per metterlo a posto ci vuole 3 secondi, dove ve lo segna rosso andate a vedere e quindi lo mettete a posto e alla fine se lavorate su Word e con 5 minuti avete risolto il problema. Naturalmente è inutile dire che una volta dato l'aspetto che come l'originale, il documento può essere modificato. Posso cambiare nomi, codice fiscale e così via. Quindi è diventata una matrice modificabile. E questo fatto con 5 minuti. Se uno doveva ricopiare e stava bene. Poi quando si questa è una pagina, ma se si parlano di 20 pagine sono dolori. Quindi io mi auguro che si è capito la bontà dell'OCR, cioè che cosa fa? Ci toglie un sacco di lavoro. OCR copia lui per noi. Adesso vi farò vedere il documento finito. Questo è come si presenta il documento finito. E qui vi dimostro che io posso modificarlo. Qui c'è scritto Express, lo tolgo, ci posso scrivere Pippo, quindi è modificabile. Cosa che no, non era prima.
Adesso, amici, ecco come si presenta. Eccolo. E quindi vi metterò in descrizione i miei video fatti, come si installa, come si usa e quest'ultima, diciamo, novità è stata accennata, ma non è stata mai approfondita. In alcuni punti ho dovuto mettere dei banner per coprire, diciamo, i dati delle persone e mi dovete scusare, ma purtroppo per la privacy non possiamo andare fuori, diciamo, da quelle che sono le regole. Io comunque vi metterò in descrizione i link degli ultimi dei primi due video, scusate, e da quelli metterete tutto insieme e arriverete ad avere una visione più completa di come si scannerizzano documenti, fotografie, l'uso dell'OCR che qui è stato approfondito, penso. E quindi diciamo abbiamo imparato qualche cosa in più. Io amici vi saluto e vi ringrazio di avermi ascoltato, ci vediamo al prossimo video.